Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi è la festa di Sant'Antonio di Padova. Chi di voi si chiama Antonio? Un applauso a tutti gli Antoni, eh? Grazie. Iniziamo oggi un nuovo itinerario di catechesi e il tema sarà i comandamenti. I comandamenti della legge di Dio. Per introdurlo prendiamo spunto dal brano appena ascoltato, l'incontro fra Gesù e un uomo, e un giovane, in ginocchio, gli chiese come poter ereditare la vita eterna. In quella domanda c'è la sfida di ogni esistenza, anche la nostra, il desiderio di una vita piena, infinita. Ma come fare per arrivarci? Quale sentiero percorrere? Vivere per davvero, vivere un'esistenza nobile? Quanti giovani cercano di vivere e poi si distruggono andando dietro le cose effimere? La voglia di vivere. Alcuni pensano che sia meglio spegnere questo impulso perché è pericoloso, l'impulso di vivere. Ma vorrei dire specialmente ai giovani, il nostro peggior nemico non sono i problemi concreti, per quanto seri e drammatici. Il pericolo più grande della vita è un cattivo spirito di adattamento che non è mitezza o umiltà, ma mediocrità, pusillanimità e pusillanimità. Un giovane mediocre è un giovane con futuro o no? Non sento. No, rimane lì, non cresce, non avrà successo. La mediocrità o la pusillanimità, quei giovani che hanno paura di tutto. No, io sono così, ma questi giovani non andranno avanti. Mitezza, forza e niente pusillanimità, niente mediocrità. Il beato Pier Giorgio Frassati, che era un giovane, diceva che bisogna vivere, non vivacchiare. I mediocri vivacchiano. Vivere con la forza della vita. Bisogna chiedere al Padre Celeste per i giovani di oggi il dono della sana inquietudine. Ma a casa, nelle vostre case e noi in famiglia, quando si vede un giovane che è seduto tutta la giornata così, cosa pensano mamma e papà? Ma questo è malato, ha qualcosa e lo portano dal medico, o no? La vita del giovane è andare avanti, essere inquieto, la sana inquietudine, la capacità di non accontentarsi di una vita senza bellezza, senza colore. Se i giovani non saranno affamati di vita autentica, mi domando dove andrà l'umanità. Dove andrà l'umanità con giovani quieti, non inquieti? Dove andrà? La domanda di quell'uomo del Vangelo che abbiamo sentito è una domanda che è dentro di ognuno di noi. Come si trova la vita in abbondanza, la felicità? Gesù risponde, tu conosci i comandamenti, e cita una parte del Decalogo.
è un processo pedagogico di Gesù con cui vuole guidare ad un luogo preciso. Infatti è già chiara, è chiaro dalla sua domanda che quell'uomo non ha la vita piena, cerca di più, è inquieto. Che cosa deve dunque capire? Dice: Maestro, tutte queste cose, questi comandamenti li ho osservate fin dalla mia giovinezza. Come si passa dalla giovinezza alla maturità? Quando si inizia a accettare i propri limiti. Accettare i propri limiti è il passaggio dalla giovinezza alla maturità. Si diventa adulti quando ci si relativizza e si prende coscienza di quello che manca. Quest'uomo è costretto a riconoscere che tutto quello che può fare non supera un tetto, non va oltre un margine. Com'è bello essere uomini e donne, com'è preziosa la nostra esistenza. Eppure c'è una verità che nella storia degli ultimi secoli l'uomo ha spesso rifiutato con tragiche conseguenze. La verità dei suoi limiti, dei propri limiti. Gesù nel Vangelo dice qualcosa che ci può aiutare. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Signore Gesù, regala il compimento. È venuto per questo. Quell'uomo doveva arrivare sulla soglia di un salto, dove si apre la possibilità di smettere di vivere di se stessi, delle proprie opere, dei propri beni e, proprio perché manca la vita piena, lasciare tutto per seguire il Signore. A ben vedere, nell'invito finale di Gesù, immenso, meraviglioso, non c'è la proposta della povertà, ma della ricchezza, quella vera. Una sola cosa ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Chi, potendo scegliere fra un originale e una copia, sceglierebbe la copia? Ecco la sfida, trovare l'originale della vita, non la copia. Gesù non offre surrogati, ma vita vera, amore vero, ricchezza vera. Come potranno i giovani seguirci nella fede se non ci vedono scegliere l'originale, se ci vedono assuefatti alle mezze misure? È brutto trovare cristiani a messa misura, cristiani, mi permetto la parola, nanni, e crescono fino a certa statura e poi no, cristiani col cuore impiccolito, chiuso. È brutto trovare questo. Ci vuole l'esempio di qualcuno che mi invita a un oltre, a un di più, a crescere un po'. Sant'Ignazio lo chiamava il magis, il fuoco, il fervore dell'azione che scuote le assonate. La strada di quel che manca passa per quel che c'è. Gesù non è venuto per abolire la legge o i profeti, ma per dare compimento. Dobbiamo partire dalla realtà per fare il salto in quel che manca. Dobbiamo scrutare l'ordinario per aprirci allo straordinario. In queste catechesi prenderemo le due tavole di Mosè da cristiani, tenendoci per mano a Gesù, per passare dalle illusioni della giovinezza al tesoro che è nel cielo, camminando dietro di lui. Scopriremo in una di quelle leggi antiche e sapienti la porta aperta dal Padre che è nei cieli, perché il Signore Gesù, che l'ha varcata, ci conduca nella vita vera,
la sua vita, la vita dei figli di Dio. Grazie.